Ammo. Io ringrazio i presenti, anche a nome della famiglia poi prenderò la parola, gli ospiti che sono venuti qui a Recanati in questo incontro che oramai è tradizione nel mese di luglio, è un incontro diciamo formale, istituzionale, perché c'è la presenza ufficiale del comune, della famiglia, abbiamo Ivo Costamagna che ha un ruolo politico ma rappresenta il comune di Civitanova Marche in qualità di presidente del consiglio comunale, quindi c'è anche questo rapporto di amicizia e di collaborazione con la municipalità di Civitanova Marche, con la quale condividiamo soprattutto nel settore del sociale tutta una serie di servizi e di impegni anche territoriali. Dicevo, questo è un incontro formale ma che dovremmo impegnarci tutti insieme a riempire di contenuti, nel senso che è giusto, è doveroso incontrarci qui in questa situazione ad omaggiare la tomba di Giacomo Brodolini, che annualmente è meta anche di tante persone che arrivano da ogni parte d'Italia e che si raccolgono in un momento di riflessione ricordando quello che è stato il ruolo politico importante di Brodolini a difesa dei lavoratori. Così come altre figure che sono sepolte qui nel nostro cimitero, a partire da Beniamino Gigli, pure rappresentano un riferimento per la gente, perché il cimitero ha un valore simbolico, un valore attivo di comunicarci una storia, una tradizione, veicolare anche quelli che sono degli esempi che noi dobbiamo tenere ben presenti. Cioè, è importante questo momento, continueremo a farlo, anche se ritengo che sul tema del lavoro, su quello che è stato l'impegno di Brodolini, su quello che ha significato per Recanati e per il territorio, l'impegno di Brodolini, di Badaloni, di Capodaglio, di tante persone dell'area di sinistra che hanno portato un contributo importante per la vita sociale di questo territorio del nostro paese, ecco, forse queste figure dovremmo farle conoscere ai giovani che non hanno neanche la lontana percezione di quello che è avvenuto, soprattutto no, di recente nella storia degli ultimi 20, 30, 40 anni. Ecco, forse ci possiamo prendere l'impegno, c'è qui anche l'assessore alla pubblica istruzione e alla cultura, di immaginare qualcosa magari di dinamico, di anche a portata di giovane, no? Perché se ci mettiamo ad organizzare il convegno non riusciamo a lasciare il segno. Se invece lavoriamo su qualche progetto, su qualche attività formativa, non dico leggera perché il tema del lavoro è un tema comunque impegnativo, ma se riusciamo a trovare, Ivo, il canale giusto per coinvolgere i giovani, che necessariamente dovranno essere quelli delle scuole superiori, del liceo, abbiamo il liceo, ginnasio, liceo Giacomo Leopardi, anche se leggevo adesso la definizione nel ginnasio forse viene tolta in questa voglia di modernità, no? I presidi adesso si chiamano dirigenti, no? Però quando facciamo le riunioni li chiamo presidi, perché no, nel nostro immaginario con le presidi è il preside, appunto, poi tecnicamente può cambiare nome. Quindi magari se insieme ragioniamo con l'inizio dell'anno scolastico, con il 2015, anche qualche iniziativa, forse penso che sia utile far vivere un po' l'esempio di Giacomo Brodolini ai giovani. Quindi io vi ringrazio ancora per la presenza, adesso cedo la parola a Ivo Costamagna, che rappresenta anche il Partito Socialista della Regione Marche. Il segretario regionale, quindi vedete voi, ecco, chi vuole portare un contributo, poi sentiremo anche la famiglia, che ringrazio sempre per la disponibilità, l'attenzione, anche la vicinanza che hanno nei confronti di Recanati, anche indipendentemente no, da tutto, a Recanati ci teniamo e cerchiamo insieme di farla progredire. Quindi grazie alla famiglia. Grazie.
Io come segretario, come segretario generale, sono due brevissime parole. Io ringrazio il sindaco e voi che siete qua. E voglio cogliere quell'aspetto fondamentale. Oggi purtroppo in pochissimi anni, pochissimi decenni da quando Brodolini ha fatto quello che ha fatto, che credo ancora sia una pietra miliare, che ancora chi votò pure contro ancora se ne appropria, ma non è questo. E in pochissimi anni siamo passati dalla storia, dalla gente che sapeva vivere quel tempo per guardare avanti, all'eterno presente. Cioè, oggi non riusciamo più ad avere anche in politica il senso della storia che guarda avanti, partendo dal passato, dalle solide radici del passato, di coloro che hanno costruito questo paese, per guardare avanti. Se voi guardate quello che succede quotidianamente, tutto viene cambiato. Se mi permette una parola, sindaco, ormai per fare l'urbanistica ci vuole la laurea in teologia, mica basta più, perché ormai non ci si capisce più niente di quello che ha fatto. Allora ci vuole gente che riprenda la politica dal territorio, come fanno i sindaci, gli amministratori, che abbia il senso della storia passata e guardi avanti. E credo che Brodolini su questo sia un emblema straordinario, perché mise al centro quello che è di più prezioso, cioè la parola lavoratore. Oggi il lavoratore non è più quello dell'epoca di Brodolini, è cambiato, di questo bisogna tenerne conto, e quindi occorre che chi sta in certi posti faccia da sinistra, ma comunque in questa considerazione, un'evoluzione del pensiero di Brodolini, che rimane comunque per noi una pietra miliare. Quindi io come Partito Socialista rivendico la nostra parte orgogliosa di aver avuto uno dei nostri praticamente caposaldi, e aveva avuto Brodolini, che non è però un patrimonio del Partito Socialista, ma un patrimonio dell'Italia intera. Quindi grazie sindaco, e soprattutto se si riuscirà a fare qualcosa di diverso per mandare un messaggio e far capire ai giovani quello che hanno, no? Anche se sappiamo, tutti siamo stati giovani, non è che tante volte ci fregava più di tanto, però se tu ripeti, alla fine le cose passano. Quindi grazie sindaco per quello che hai fatto e quello che farai. Ivo. Sì, velocemente. Io voglio innanzitutto ringraziare Francesco, non ci posso chiamarti così, per la sensibilità dimostrata. Ricordo, era appena diventato sindaco quando facemmo quel bel convegno, in quel caso era un convegno, ma era rivolto soprattutto alla classe politica, eccetera, del 40° anniversario del 2009, esatto, il 40° anniversario della morte di Giacomo in sala consigliara, che era a Stracolma. Bene, io credo che da allora, anche da allora, non solo da 45 anni fa, come diceva Lorenzo e come dicevi tu, siano cambiate parecchie cose, però io colgo l'ennesima sensibilità che tu hai oggi avuto, cioè quella di dire rivolgiamoci, per carità, momenti come questi servono, perché non è solo una frase proverbiale in qualche modo, ma se non il passato non illumina il presente, specie un passato luminoso come questo di Giacomo, il presente brancolerà nel buio. Però necessariamente cioè il futuro brancolerà nel buio, però necessariamente questo futuro bisogna metterlo nelle mani di chi poi dovrà essere il protagonista principale. Noi possiamo fare e dovremo fare, perlomeno chi ha la nostra età, ancora una parte, però i giovani debbono necessariamente essere coinvolti. Debbono essere coinvolti, secondo me, in una dimensione che oggi ne sono certo. Io ricordo da ragazzino, non ricordo di un'amicizia personale con mio padre, Giacomo è legato a Civitanova da una lunga occupazione della fabbrica allora più grande del territorio, la Cecchetti, in cui lui partecipò direttamente da sindacalista della CGIL con nottate dentro la stessa fabbrica, e mio padre lavorava lì e fu licenziato dalla Cecchetti in quegli anni, nel 1956 parlo. Bene, Giacomo credo che starebbe sicuramente su questa posizione, su quella che dice che l'orizzonte a cui guardare per uscire da questa crisi, non solo economica, ma di valori, di idealità, di sbandamento, soprattutto per i giovani, è quella dell'Europa. Fa bene il governo ad insistere
si deve parlare dell'Europa, possiamo vederlo continuamente in televisione, e credo che mai una serie di pubblicità sia così giustamente finalizzata. O si esce attraverso l'Europa oppure non ne usciamo, come paese e in generale come tutti i paesi europei, da questa crisi. E allora chi come noi fa riferimento, e tutti coloro che fanno idealmente riferimento alla forza di progresso più rappresentativa della sinistra europea, cioè il Partito Socialista Europeo, credo che possano trovare in Giacomo Brodolini una lezione di grandissima attualità. Ecco, questo è il rinnovamento dello statuto dei lavoratori, che deve diventare lo statuto dei lavori, e che però non può prescindere, come la Costituzione, non possiamo prescindere nel momento in cui la cambiamo dal rispettarne quello che era l'impalcatura e lo scheletro, perché quella è stata una grande conquista di civiltà fatta e voluta in anni tremendi, ma con una lungimiranza che andava molto oltre. La stessa cosa che ebbe Giacomo Brodolini con lo statuto dei lavoratori. Se parliamo di lavoro, dobbiamo ripartire da qui, da Brodolini, e ai giovani occorre dire che la flessibilità, la mobilità, tutto quello che oggi viene necessariamente imposto sul mercato del lavoro, e anche la possibilità di circolare per l'Europa in una sorta di Erasmus che non riguardi più gli studenti ma anche i lavoratori, anche coloro che in qualche modo debbono integrarsi in questa nuova dimensione, deve partire da queste grandi intuizioni, cioè dalla dignità del lavoratore. Perché questa era la cosa da cui più Giacomo teneva, il rispetto della dignità e del ruolo di chi lavorava. Può lavorare in maniera diversa rispetto al passato, ma sempre di questo si tratta, della mente, del braccio, senza fare ritorni retorici, ma sicuramente tutti i lavoratori devono essere rispettati della loro dignità.